Live. Buonasera bella gente. Questa sera castiamo la partita di Goofy lo Spunti contro Aesop Syrah, come abbiamo visto nella schermata di inizio. Qui con me c'è Live 4 Dead come ad aiutarmi nel Sera. cast. Ok, È allora, sesta giornata, giusto? cosa? Sesta giornata della Serie A, Sesta giusto? giornata, esattamente. Eh sì, proprio no, in realtà la ottava giornata, questa è la partita della giornata numero 8 che si giocherà questa sera. 22:45 è il tempo massimo di inizio per i draft. Abbiamo visto che questa settimana ci hanno lasciato gli Italians 5, purtroppo sono stati rimpiazzati dalla squadra di iDrake, che ne ha ereditato soltanto i punti accumulati fino ad ora in classifica. Non il resto delle statistiche, come vediamo appunto nella classifica della serie A Oz. Abbiamo i Decima Reborn al primo posto in classifica con 16 punti solidi. Manamakers al secondo posto, altra bellissima squadra questa qui, seguiti a ruota dai Fermo un Ghiaccioponte attimo perché Cerebro. vedo che lo streaming lagga. Eh Dici? sì. Trovo un paio di impostazioni. No, sta a 1500 il bitrate, quindi dovremmo starci. No, forse sono io che non devo Ragazzi, guardare. ragazzi, ci vedete? Lagga lo stream? Fateci sapere in chat. Bruno dice a me va liscio. Ok. Ok. Ci sono stati problemi per quanto riguarda Twitch nella giornata di oggi, che nel weekend è sempre un macello su Twitch a quanto pare. Oh, e niente, stiamo aspettando che i gufi ci comunichino la mappa per creare il draft. Ah, dicono Towers of Doom. E Lid vuoi prepararlo tu il draft? No, Lid se ne va, non può preparare il draft, ce l'ho io. Allora. Sì, ragazzi, perdonatemi, ma non ci siamo organizzati molto. Questa è Towers of Doom, numero Ecco, ti ho 1 abbandonato per un di 2. attimo, rieccomi. Ecco qua, niente, stavo creando il draft. Adesso devo mandare i link. Un momento solo. E dimmi un po', che te ne pare del cambio di team dagli Italian Five agli Drake, cosa ti aspetti? Allora, io conosco il team degli Drake, tra l'altro Armia è un mio amico di vecchia data, quindi sono un buon team, ho buone possibilità. Italian 5 forse era un team più rodato che funzionava da più tempo, ma sicuramente anche gli Drake saranno all'altezza delle aspettative, insomma, sicuramente sono al livello del resto dei team di questo torneo. Ok. Sì, ricordiamo che iDrake è una multigaming, giusto? È Se una non mi multigame, sbaglio. sì. Infatti, Armin io lo conosco da un altro gioco, quindi. Non capito. Mi lagga ancora la mia webcam? No. Ok. Allora, possiamo intanto spostarci sul draft. Aspettiamo che le squadre mettano il ready. Io l'ho appena comunicato. Vediamo. Vediamo questa sera. Che mappa hanno scelto? Towers of Towers of Doom. Doom. Ah, ci vuoi parlare un po' della mappa, come funziona e tutto? Vabbè, la Chiaro. mappa più nuova, tranne quella dell'arma che hanno inserito nell'ultimo momento, ovviamente sappiamo che è una mappa dove il push non conta molto, visto che vengono recuperati i forti. È una mappa principalmente di fight intorno agli altari, che vanno conquistati, a seconda del numero dei forti che hanno le squadre, sparano un numero di colpi al nucleo avversario. È abbastanza semplice. Oltre a questo c'è un boss che spara, Quattro colpi. indipendentemente dal numero dei, sì, dal numero Esatto. dei forti conquistati, sempre quattro colpi. È anche uno dei boss più tosti da Sì, fare. richiede la presenza della totalità del team nella maggior parte dei casi, o almeno se non sono a piena vita.
Quindi Mappa mappa hanno scelto i i Goofy. gufi, sì, e i gufi avranno quindi. Oh, un momento, mi sono accorto di aver fatto un errore nel draft. Un momento solo. Stiamo aspettando che Perché siano ready. loro. Un momento solo, devo sistemare il mio errore. Io non potendo guardare lo streaming, ho visto che se guardo lo stream laggo, quindi informatemi se ci sono dei problemi. Sì. No, guarda, mi puoi fare il draft. L'unica cosa è che il team iniziale deve essere i Goofy. Devo rifarti il draft? Sì, se vuoi, altrimenti così parlo della mappa. Ti rifaccio il draft. Ok, diciamo, allora, la mappa Towers of Doom è una mappa incentrata sul fight attorno agli altari. Quindi ci possiamo aspettare più o meno due categorie di team. Possiamo vedere da una parte un team più da poke, magari relativamente squishy, ho usato solo terminologia tecnica, tra virgolette. Diciamo, la squadra da poke è una squadra che preferisce stare a distanza e sfruttare gli attacchi appunto a distanza per annullare il cap, ovvero la presa dell'obiettivo alla squadra avversaria. Oppure possiamo vedere delle squadre più grosse che prevedono magari un doppio tank per un maggiore sustain in fight. Per un maggiore sustain in fight. Ok, e questo per chi è lead? Questo è per i gufi. Un attimo, ok, uno dei gufi. Lid, appena vuoi mi passi il link degli Hydra? Io l'ho già Anche il dato io agli nostro. Hydra. Io l'ho già dato Ok. io agli Hydra. Allora, ora ti do quello per osservare. Grazie. Ok. Quindi tu fossi tu a giocare questa partita, nel senso fino a quello che abbiamo visto ora, dei gufi o dagli Hydra, ti aspetti qualche comp particolare? Guarda, sinceramente dai Goofy non so cosa aspettarmi perché noi ancora non ci abbiamo giocato contro, personalmente. Mentre invece degli Hydra anche ne so poco Abbiamo perché visto un'ottima comunque anche contro. tirande, Islo, Sì, dei so che sono abbastanza bravi con Tyrande e Zagara, quindi probabilmente sceglieranno di nuovo di usare questi eroi, ma tutto dipende da come si sono preparati in queste settimane. team, le squadre, sì, assolutamente. Ora presto per fare supposizioni, direi. Rolando, smettila. Stiamo aspettando che i Luffy siano pronti, da quello che ho capito. Sì, praticamente. No, in effetti il draft era giusto quello di prima. Ok. Vabbè, allora.